Buongiorno, buongiorno, sono un po' in ritardo, perdonatemi, eccomi qua comunque, ho ancora la voce del mattino, anche se in realtà ho fatto già un sacco di ordini stamattina e ho passato gli ultimi 10 minuti a cercare il telefono, perché non ricordavo più dove l'avevo messo, ma va tutto bene. Buongiorno, buona domenica, eccoci qua, eccovi. Dicevo, ho passato gli ultimi 10 minuti a cercare il telefono, che avevo già messo qui sul mio crocchio per i live, ma non me lo ricordavo più. Cosa dobbiamo farci? L'età avanza, ormai. Oh, eccovi, allora, notifica di Facebook arrivata, benissimo, buongiorno. Eccovi qua. Adesso improvvisiamo proprio da zero questo binder, devo ancora anche tagliare gli ingombri delle foto, ma lo facciamo adesso, tanto penso che nessuno di noi abbia particolare fretta, ecco, diciamo così. Buongiorno. Eccoci. Buongiorno. Allora, intanto che ci siete, vi dico che ho visto che ci sono diversi rallentamenti sulle spedizioni in Lombardia. Quindi per chi ha dei pacchi fermi qui, fatemi sapere, a parte la provincia di Bergamo, su cui comunque non si può spedire in questo momento, fatemi sapere se magari preferite che io accumuli qui, gli ordini. Poi viviamo giorno per giorno quelle che sono le nuove direttive che vengono emanate, ovviamente, quindi insomma per ora, possiamo continuare a lavorare. Immagino che in realtà anche dovessero bloccare online, noi potremmo continuare a lavorare e accumulerò qui i vostri pacchi. Comunque, vediamo mano a mano che cosa ci viene detto di fare. E via, volevo solo, poi lo scriverò anche sulla pagina, dire a tutte le persone che sono nella zona della Lombardia che ci sono dei rallentamenti significativi nelle spedizioni. Quindi in realtà magari forse è il caso che io tenga qui i pacchi se volete, non c'è nessun problema, il negozio diventa deposito, tranquillamente abbiamo tutto, una zona in fondo dove possiamo accumulare tutti i pacchi del mondo. Buongiorno, come state? Stamattina mi sono svegliata e avevo caldo. Boh. In questo modo ci si ammala a prescindere, però vabbè. Avevo caldo, si vede che mi sono coperta troppo ieri sera. I timbri per i mesi sono in preordine, sì, arriveranno i primi d'aprile. Se tutto va bene, ma andrà tutto bene. Buongiorno. Allora, ho fatto un po' di ordini stamattina. Quelli a cui non sono arrivata con i messaggi, di oggi, perdonatemi, cercherò se riesco di arrivarci a fine mattinata oppure direttamente domani mattina. Buongiorno. Lo fai dopo, Miriam? La collection kit, brava, ok. Anche perché lo improvvisiamo assolutamente, non sono neanche riuscita a prepararmi gli ingombri delle foto perché stamattina. Allora, li tengono in deposito, sicuramente aprono le giacenze. Immagino che con la chiusura di alcuni hub di smistamento i ritardi siano normali. Io, per esempio, ho dei problemi con UPS Bartolini e quindi in realtà tutti i nuovi ordini che ho fatto, ho chiesto di poterli ritirare con DHL che ancora ad ora sta continuando, a lavorare. Con tutte le misure di sicurezza del caso, senza contatto e via discorrendo, quindi insomma sono abbastanza tranquilla. Mi sono persa, il tour del negozio non l'ho ancora fatto. Di estendere i provvedimenti a tutta Italia. Aspettate che ho tolto i commenti. No, non ho ancora letto. Aspettate che devo riscrivere. Prova. Ok. Vediamo che cosa ci dicono io. Ma perché tolgo i commenti così? Ok, eccovi qui. Ok, eccovi qua. Ma allora, in realtà il negozio online penso che possa lavorare, però vi dico, non ho letto nessun tipo, non ho letto nulla, quindi prima di dirvi qualsiasi cosa che poi magari rischia di essere inopportuna e inappropriata, preferisco dirvi che vi aggiornerò in seguito una volta che sarà emanata l'ordinanza. In realtà io ho un negozio online chiuso al pubblico e ho il negozio sopra la casa, quindi in realtà non credo che avrò dei blocchi per quanto riguarda il lavoro che posso fare qui. Chiaro che se non mi consegnano le cose nuove, vabbè, andiamo avanti con quello che c'è qui, con i preordini e va bene così. Vediamo molto, un pezzo alla volta. Chi vende online sembra non venga interrotto. Grazie Silvia, io non ho letto ancora nulla, comunque vediamo e ci atterremo a quanto ci viene richiesto di fare, ovviamente. Bartolini e UPS sono in difficoltà. Sì, per esempio UPS mi è stato detto che per venire qui, che non è un comune che ha una zona che è interdetto come consegna, deve attraversare un comune che non può attraversare per direttiva aziendale e quindi per questo non mi consegna, mi ha rimandato un pacco indietro che adesso farò ritirare con DHL.
Siamo sul divenire, esatto, Donatella. Guarda, non avrei saputo dirlo meglio. Vediamo, io comunque i live continuerò a farli. Io sono praticamente a casa mia perché la casa e il negozio sono comunicanti, c'è solo una porta. Quindi, se potrò continuare a lavorare online, ben venga, vediamo cosa faranno con le spedizioni. Per chi ha pacchi fermi qui, non vi preoccupate, abbiamo tutto lo spazio per tenerli per il tempo necessario finché sblocchino eventualmente i trasporti. Quindi confermo online, rimane anche i trasporti, ok. Vediamo un pezzo alla volta, fanciulle, un passo alla volta e usciremo da questa cosa. Faremo in modo di fare tutti quello che serve per far sì che si esca da questa cosa il prima possibile. Le consegne sono possibili. Guardate, io veramente da un lato dico che sono fortunata perché lavoro e non ho il tempo di guardare tutti i telegiornali e quindi ne guardo un sunto la sera e ieri non ho visto nulla. Ci atterremo a tutto quello che scrupolosamente a tutto quello che ci verrà richiesto di fare, quindi se potrò continuare a lavorare è veramente mai fortuna più grande di quella di avere il negozio sopra la casa. Lo faremo. In ogni caso, se dovessero anche fermarci con le spedizioni, vi ripeto, non c'è nessun problema a tenere fermo qui tutto quello che io in smart working da sempre, Teresa. Un tempo odiavo il fatto di avere il negozio attaccato alla casa, perché quando ero bambina i miei ricordi dei primi Natali che ricordo sono dei clienti che venivano a suonarci il campanello perché volevano il caffè, perché sapevano che vivevamo qui attaccati. Adesso in realtà è una benedizione per tanti versi. Io adesso sono qui in pigiama, se dovessero bloccare il lavoro, quello tradizionale, posso continuare ad andare live e prendermi quest'ora di svago, completamente svago. Io immagino che il discorso online rimanga, per le spedizioni vediamo. Un passo alla volta, io vi dico, voglio attenermi scrupolosamente a quello che ci viene detto ed è necessario che lo facciamo tutti, non è una tragedia, si tratta di uscire da questo momento di emergenza. Come dicevo ieri, è un momento di emergenza che ci vede comunque con internet, che è una manna veramente, questo è il lato importante di internet. Il pigiama, questa è la vestaglia di Intimissimi che ho preso dalla mia amica Marika, che quando aprirà di nuovo devo andare a svaligiare il negozio, e il pigiama vero dadan, felpato, ma mi sa che è troppo caldo, non lo so, stamattina mi sono, se non muoio, allora io in realtà anche stamattina mi sono alzata prestissimo, adesso bevo il caffè, mi sono alzata prestissimo ma ho fatto ordini, tutti quelli che sono arrivati stanotte, quindi in realtà mi sono tenuta impegnata, diciamo. Ok, caffè tracannato, intanto apriamo qua. È importante tenersi aggiornati assolutamente, soprattutto per sapere come comportarsi. Poi penso che ci siano alcuni programmi che diffondano veramente un pochino, non il panico, ma la tristezza di questo momento. In realtà mi piacerebbe pensare di continuare a cercare i motivi per cui ricordare le cose belle, da qui il progetto di ieri, che sono contenta, in tante avete già rifatto. Sono molto felice. Allora, togliamo questa che è la struttura interna del binder. Il binder è questo qui. Allora, di questo trovate l'anello con i charm sapaline di Marika, glielo chiediamo. Di lasciar stare i TG. Allora, io trovo che l'informazione sia assolutamente fondamentale in questo momento, però se guardiamo i TG tutto il giorno, ragazze, la psicologa dice che andiamo fuori di testa. Concentriamoci su quello che è necessario fare, stiamo a casa, cerchiamo di uscire il meno possibile, solo se strettamente necessario. Siamo in un'era in cui, per fortuna, una cosa del genere non ci fa morire di fame a casa. Dammi i cuoricini, tesoro. Quindi in realtà approfittiamo di questo tempo, cerchiamo di trarne il meglio. A nessuno piace essere costretto a fare qualcosa, essere costretto a non uscire, a non vedere i propri cari, a non abbracciare le persone a cui vogliamo bene. Però si tratta di essere pazienti, fin tanto che questa situazione non molla, non durerà per sempre, no? Io sono fiduciosa, devo essere fiduciosa, tutti noi dobbiamo essere fiduciosi in realtà, anche perché mettersi lì in un angolo e piangere non ha senso. Io sono sempre stata di questa idea, quindi vi concedo un minuto di tristezza e poi prendete i colori, sporcatevi le mani e giocate, fate qualcosa, perché fate qualcosa nei limiti di quello che ho sentito fare, chiaramente. E ecco perché siamo qui, assolutamente. Giorno nazionale. Io leggo per esempio tutti i giorni il sito della regione per vedere quello che purtroppo il bollettino dei contagi, che qui è sempre più alto, ovviamente stiamo raggiungendo come tempistica la Lombardia, però io vedo veramente tanta gente in giro col negozio, con la serranda su,
Insomma, abbracciamoci con i live, mi piace tantissimo. Abbracciamoci con i live, abbracciamoci attraverso le chat, abbracciamoci attraverso Skype, attraverso le videochiamate. Non ti dispiace. Non mi fa le lenti. Si abbassano le difese immunitarie. Allora, un passo alla volta da questa cosa ne usciamo, dobbiamo solo essere molto bravi, ok? Dobbiamo avere quella disciplina per cui noi non siamo esattamente particolarmente noti, ma ce la possiamo fare. Limitate le uscite, attenetevi a tutte quelle che sono le disposizioni normative che ci vengono date e se ne uscirà. Non durerà per sempre. Adesso è brutto, approfittiamo di questo tempo per... Io sto pensando di rimettere a posto l'armadio, se avrò il tempo, che è una cosa che devo fare da, boh, un paio d'anni. giocate con i colori, fate memoria, giocate con i bambini se avete dei bambini in casa, approfittate per guardare tutte le serie TV di questo mondo, dormite, riposatevi. Io per esempio oggi pomeriggio mi riposerò e sto facendo il progetto che abbiamo iniziato ieri, che è l'albumino della ricerca delle cose belle. Questa è la pagina di ieri e sono i sorrisi, voilà. E oggi ho stampato, ho mandato in stampa, sì, la selfie me la stampate, un'altra serie di foto, questa qui è la scatola. Voilà, se la fate, taggatemi, mi fa piacere se facciamo questo progetto tutti insieme. Ho visto che è piaciuto molto, quindi insomma sono stata molto contenta. Anche la psicologa, con questo sdoppiamento di personalità, sto cercando di mettere via quello senza rovinarlo. Ok, allora, tesoro, fai un isci ordine fino a quando mi sono persa un pezzo. Natasha, Marica, ci chiedono di che marca è il tuo anello con i pallini. Perché ci piace tanto. No, mi sono persa la risposta di Bianca. E poi spedisci tutto assieme in un'unica spedizione. Fate tutti gli ordini che volete, usate l'opzione, c'è questa opzione comodissima che abbiamo fatto mettere, che unisce d'ordine esistente, e una volta che possiamo spedire, che vi sentite di farmi spedire, spediamo. Ripeto, il negozio è chiuso al pubblico, ovviamente, quindi abbiamo un sacco di posto per tenere i vostri pacchi, non vi preoccupate. Questo deve essere l'ultimo dei vostri problemi. Se volete, le cose rimangono qui, se volete comprare, se volete solo guardare i live, guardate solo i live e facciamoci compagnia così. Cioè, è ovvio che io faccio i live anche per vendere le cose, sarebbe folle dire di no, ma faccio i live per svuotare la testa, faccio i live per parlare con qualcuno, per condividere qualcosa. Quindi se volete i pacchi restano qua. Le difficoltà sulla Lombardia in questo momento sono oggettive, quindi per quello, visto che ho visto stamattina, in realtà non mi avvisano più, non mi arrivano più gli avvisi di giacenza, ma ho visto stamattina a report che ci sono diversi pacchi in giacenza in Lombardia, quindi avviso le persone che hanno pacchi qui che magari dovrebbero partire a breve, se volete me lo dite e non spediamo, rimane qua. Cioè, qual è il questi non sono, non nessuno di noi è Derek Shepherd, nessuno di noi deve operare a cuore aperto, questi sono giochini, se riusciamo ad averli bene, se no aspetteranno e quando arriveranno tutti insieme sarà ancora più bello. Madre impacchetterà con tanti regalini, sono arrivati i regalini nuovi, li volete vedere? Perché sono finiti i bulbi purtroppo e non posso andarli a prendere perché li andavo a prendere in un vivaio che c'è qui vicino e sono finiti e ho fatto arrivare un altro, se ve li faccio vedere, ho fatto arrivare un altro pensierino che stiamo iniziando a distribuire. Guardate, sono i mini Tic Tac, vabbè, sono adorabili, che dite, io li adoro. Quando li ho visti me ne sono innamorata, non sapevo cosa farvi arrivare perché i bulbi si possono far spedire in realtà, ma hanno tempi di arrivo hanno tempi di arrivo indicibili e fino a quando non potrò andarmeli a prendere, e mi studierò un bel regalino quando sarà finito tutto questo, ve lo prometto. Sarà un bel regalo, quando sarò talmente felice che vorrò fare qualcosa di stupendo. Niente in consegno lunedì, ok. E intanto abbiamo queste caramelline, sono 3 grammi di Tic Tac, sono adorabili. Ho trovato questa confezione enorme su Amazon, se qualcuno di voi volesse fare dei pensierini per i prossimi meeting ASI per esempio che ci saranno, per i prossimi incontri con le amiche, per quando le abbraccerete tutte, sono meravigliose le mini Tic Tac. Sì, sono 3 grammi, cioè rendiamoci conto. Non sei riuscita ad avere il bulbo, Mariella. Ah, caspiterina. Ma non c'eri qua quando abbiamo dato il bulbi, quando li davamo qua in negozio? Perché era un paio di settimane che li davamo. Rimedieremo in qualche modo. Allora, adesso bando alle ciance. Iniziamo questo binder.
Hai interrato il tuo anemone, meraviglia. Ok, allora iniziamo. Tanto non nessuno di noi ha particolare fretta, quindi me la sono presa con molta calma. Guardiamo questo kit. Allora, devo dire la verità che quando ho visto questo... questo set di carte, mi sono detta sì, molto carino, però in realtà non mi aveva colpito più di tanto. Poi ho visto sulla pagina della Simple Stories un binder fatto con questa collezione e boh, è scoppiato l'amore, ovviamente. Finite le tic tac, ci si mette altro, assolutamente. Ah, mamma mia, è quella con gli angioletti. Allora, io avevo comprato un anello simile, però in realtà in un materiale, una resina, un anello di design quest'estate, e il sito si chiama Bijouette, però quello di Marika è in metallo, argento, una cosa del genere. Comunque, adesso insomma, vediamo. Allora, questo è il foglio di sticker. Io ho messo, cioè il prodotto contenitore, che poi vi metterò in evidenza sul sito, ma se cercate binder vi esce fuori tra le novità. Questo è il collector kit contiene il foglio di sticker 12x12, le 12 carte che adesso vi faccio vedere. Dipende dalla temperatura, entro quando c'è, per esempio Cristina che vive qua vicino, che ce l'ha già altissimo il bulbo. Queste sono le carte. Guardate, questa con gli ovetti è meravigliosa, anche questa con tutti i coniglietti e le nuvolette sono stupende. Allora, questa poi ce la ritagliamo, almeno metà la ritagliamo e prendiamo le tesserine. Queste tesserine le ritaglierei praticamente tutte. E poi ci sono i chipboard, un washino con gli ovetti e il pacchettino di die cut. Allora, solitamente quando faccio questi binder io mi preparo l'ingombro delle foto e poi inizio a preparare le pagine, dopodiché metto le foto e appiccico tutti gli appiccichini. In realtà io veramente non l'avevo dato grande seguito quando l'avevo vista la prima volta questa collezione, invece poi usata è stupenda. Adesso la prima cosa che faccio è tagliarmi gli ingombri delle foto. Allora, per tagliarmi gli ingombri ho preso della carta da stampante un po' più spessa, 90 grammi, e mi faccio gli ingombri. Allora, facciamo un po' di ingombri 4 pollici per 6, quindi un pochino... No, questo binder qua è piccolo, è un 6 pollici per 8, quindi un 20 per 15 centimetri circa. Quello di Metal Tales lo facciamo in formato A4, è più grande, oppure in 30 per 30. Allora, le foto 10x15 sono 4x6, io faccio dei tagli, facciamo 5 pollici e 3 quarti, quindi è un po' più piccola della classica dimensione, di modo che se facciamo la mattatura si veda. Ne taglio qualcuna nei formati che più solitamente uso. Uno poi sceglie quella che vuole, ci mancherebbe. Io sono rimasta molto colpita da questo lavoro del DT. Qui c'è il prodotto contenitore per ordinare tutto quello che serve per fare questo progetto, che in realtà sono solo il binder e il collector kit. Non userò nient'altro, ce li facciamo bastare anche perché c'è un sacco di roba dentro, quindi insomma, sicuramente ci bastano. Ok. Poi... facciamo un po' di foto 4x3 e quindi in realtà mi taglio i nuovi, intendi quelli che sono finiti. Facciamo 3 pollici e 3 quarti per 2 e 3 quarti, così sono un po' più piccoli. Allora, in realtà qualcosa dovrebbe tornarmi già questa settimana, vediamo come va il discorso spedizioni. Così questa è perfetta, ne facciamo altri. Il kit comprende unicamente il collector kit che vi ho fatto vedere e il binder, perché ci faremo bastare quello che c'è. L'unica cosa che dovrete aggiungere saranno le foto oppure l'ingombro delle foto, così come sto facendo io, ma per questo si possono aggiungere tranquillamente, scusate mi sono persa su che misura ho fatto, ok? Si possono aggiungere tranquillamente in un secondo momento, si possono usare dei fogli da fotocopia, insomma. Ne taglio un po', così poi dovrei essere abbastanza tranquilla mentre lo mettiamo insieme.
No, questo qui lo sto improvvisando, Tiziana. Non... C'è un progetto sul loro sito con questo, però non è uno dei progetti su cui loro hanno fatto il PDF e quindi in realtà me lo sto un po' inventando. Allora, adesso mi servono ancora. Facciamo delle tesserine 2x2, quindi un po' più piccole, ma queste le lascerei anche 2x2, 2 pollici per 2, che sono 5 centimetri circa per 5 centimetri. Sono molto allegre, sì, direi che forse ne abbiamo bisogno in questo momento, no? Tac. Alla fine faccio anche la mia paginetta del progetto alla ricerca delle cose belle. Allora, direi che in realtà forse ce le possiamo far bastare. Da questo foglio qui taglierei qualcuna dei pupazzetti. Non so, Paola, di quali pupazzetti stai parlando, di quali timbri tu stia parlando. Se, tendenzialmente quasi tutti i timbri della coppia creativa hanno la fustella abbinata, può essere che io non ce l'abbia caricata sul sito, questo sì. Facciamone anche un paio 4 pollici per 4 pollici, anzi 3 pollici e 3 quarti per 3 pollici e 3 quarti. Coppia Creativa mi ha confermato che possiamo far ritirare l'ordine con DHL, quindi salvo che non si fermino le spedizioni, noi riceveremo. Il video del live di ieri non è sul gruppo, ma è qui sulla pagina. Se vai nella sezione dei video, trovi tutti i live che io faccio. E rimangono lì. Da cellulare so che fino a un certo punto si riesce ad andare indietro e poi in realtà non li fa più vedere, però se li guardate da un device fisso, da un computer, si vedono. Fino ai primissimi che facevo, c'è Roxana che ne ha linkato qualcuno in questi giorni di 3 anni fa, 4 anni fa, una cosa pazzesca, un'impressione. Con un sacco di robe da fare, anch'io, Barbara, uguale. E in realtà mi sono detta che se dovessero fermarmi, se non dovessi poter, se dovessi fermare, quindi non potendo più lavorare per le ordinanze, mi metto a pulire gli armadi, che comunque è una roba che rimando circa da quei 3 anni, e male non mi farà. Allora, la prima cosa che faccio quando faccio un bind è decidere come fare la copertina, perché se no va a finire che se la lascio per ultima non ho le decorazioni che mi piacciono di più per farli. Tu li vedi tutti dal cellulare? Fino a poco tempo fa non si vedevano, magari hanno cambiato qualche impostazione, è possibile, perché adesso è diversa anche proprio il layout della pagina dei video, se avete visto. Allora, scegliamo la carta che sarà la nostra copertina. Già qui abbiamo delle problematiche, Clelia, perché mi piacciono veramente tutte. Le bamboline. Però delle bamboline, se sono quelle da comporre, sono proprio solo fustelle, non esistono i timbri. Se sono quelle della comunione, quelle ritornano questa settimana. Oh, se uno non sapesse cosa scegliere. Allora, nel binder che avevo visto fatto da loro, c'era una di queste tesserine come decorazione principale. Allora, che in realtà potrei tranquillamente ritagliarmi, queste qui le ritagliamo, scegliamo la carta che farà da base. Allora, quella lì ha uno sfondo blu, potrebbe essere questo quadrettato qui, 4 anni fa su Facebook, quando ancora. Allora, questa carta qui è meravigliosa, potrebbe essere un'alternanza così. Allora, non vorrei sprecare carta perché poi non ne ho altra, no? Cioè, non ne ho. Ah, guardate anche questo plaid qui, in realtà, però è meraviglioso. Aspettate, che vince su tutto. Sì, è lui. Sì, tagliamo poi una cornice di questo qua giallo su cui applicare questo e poi usiamo i chipboard per scrivere Spring. Allora, misuriamo questa parte qui. Il primo foglio che usiamo sarà un pochino sacrificato, nel senso che la copertina è un po' più grande del 6x8. Aspettate che recupero un righello, perché non me la ricordo mai. Allora, sono 6 pollici, facciamo 6 pollici e mezzo. Vai, facciamo 22 centimetri, che così è più comodo, per 16.
Allora, cerco di tagliare solo la parte che mi interessa, 22, per quello l'ho guardata in centimetri, per 16, mi fermo qui a 16, giro la carta e facciamo così. Adesso che sto iniziando a tagliare, perdonatemi se magari non perdo qualche commento, ma magari non riesco a leggere tutto. Allora, io con i plaid do fuori di testa, mi piacciono tantissimo. Qui metto il biadesivo perché così sono più sicura. Questo negozio, ve lo dico per chi magari ci segue da non tantissimo, nasce, questo negozio è il negozio di alimentari dei miei genitori, che è qui dall'81. Noi siamo venuti dall'Olanda nell'81, i miei sono italiani, però vivevamo in Olanda. Io ero molto piccola, avevo solo 4 anni. Abbiamo deciso di cambiare genere e ho deciso di portare delle cose scrap. All'inizio doveva essere solo un angolo, poi la cosa mi è un attimo sfuggita di mano. Devo leggerlo il decreto, non l'ho letto ancora, quindi sospendo un pochino. Io credo che le attività online possano continuare a lavorare, non sono, cioè, qualcuno mi diceva che l'online non si ferma e che anche le spedizioni non si fermeranno, però prima di dirvi qualsiasi cosa devo leggermi il decreto che, vi ripeto, non ho letto e in realtà forse deve essere ancora confermato il tutto, quindi attendiamo di vedere anche se le cose che abbiamo in arrivo arriveranno, se no sarà questione di attenderle poi 15 giorni. Prima di dirvi qualsiasi cosa preferisco essere certa di quello che vi dico e leggermi bene il decreto. Online e trasporti ancora attivi, ok, quindi posso continuare a lavorare. Non pulirò gli armadi, purtroppo, mamma mia come sono dispiaciuta. Ok, va bene, troviamo, questo è il mio motivo bello di oggi, non devo smontare gli armadi e ricominciare a pulirli tutti, è già in vigore, ok, ok. Scusatemi, io stamattina mi sono alzata presto ma mi sono messa a fare gli ordini e non ho guardato nulla, quindi in realtà non avevo idea che ci fosse nell'aria questo nuovo decreto, quindi sono rimasta un pochino indietro. Ok, allora prendiamo la tesserina che volevo tagliare, che è qua. Questo foglio di tesserine qua me lo taglio tutto, tanto lo distribuirò, scusatemi, all'interno del binder. Se mi sono scappata gli armadi! Ma devi coordinarlo con l'ordinanza del Piemonte che ha chiuso quasi tutto. La vado a leggere perché non l'ho letto, ok? Quindi vediamo. Allora. Ragazze, se ci dovremo fermare, ci fermiamo. Se è necessario fermarsi, è necessario fermarsi, punto. Io sono di questa idea. Se potremo continuare a ricevere gli ordini, credo di sì. Noi siamo in casa, quindi siamo in casa, nel senso abbiamo il negozio sopra la casa, credo che non ci saranno problemi, però dobbiamo leggerci bene il decreto. Prima di dirvi qualsiasi cosa, foto all'armadio, meglio di no. Allora. Tagliamole tutte così le abbiamo a disposizione. Voilà. Adesso leggo perché in realtà veramente non... Ieri sera ho guardato ancora il TG su Sky, però non parlavano di questo tipo di... O me lo sono persa, cioè, voglio dire... Adesso andrò a leggere sul sito della regione, né online né il Corriere, non siete più in lockdown, ok, ok, grazie, quindi niente armadi, peccato, oibò, mi toccherà continuare a giocare con fustelle, carte e colori, che disdetta, oh oh oh. Vedete il mio motivo di oggi per essere felice. Allora, prendiamo anche le tesserine, scusatemi, queste qua vediamo perché mi sembra che dentro non ci siano page protector di questa dimensione, quindi le lascio un attimo in sospeso, però volevo prendere quelle 4x6 perché così le posso tagliare e ce le ho già pronte per le mie pagine. Appena le trovo, queste sono le 2x2, eccole qua. Tagliamo anche tutte queste. Ah, le 23:30, puoi capire, io dormivo. Ieri sono andata a letto tipo alle 9:30, non ce la facevo più. Mi sono persa conte.
Ragazze, però è necessario, è assolutamente indispensabile, non ci possiamo esimere da queste, non morirà nessuno, anche se ci dovessimo fermare, io continuerò con i live, anche se non dovessimo poter vendere, però non morirà nessuno per questo, purtroppo le conseguenze gravi sono se non rispettiamo questo tipo di ordinanze, questo tipo di indicazioni. Direi che abbiamo già dato prova che non siamo stati particolarmente ligi, quindi non tenere questa disposizione non è male, no, diventerà anche vostro, sarà anche a disposizione vostra. Allora, dunque, vi faccio vedere com'è strutturato. No, iniziamo con la copertina. Io voglio metterci questo e voglio metterci la scritta Spring sotto. Voglio uno di questi quadrettati qui. Anche il coniglietto rosa, lì ci sono tutti belli, come si fa? Forse ci sta meglio questo rosa. Non è malvagio, eh. Se lo rifilo un briciolino, posso tagliare un 4x6 da qui. Allora, tagliamo a 8 pollici, che è l'altezza della nostra pagina, e ricaviamo due parti da 6. Queste sono le due pagine praticamente del nostro binder. Qui io ho una parte che è 4 pollici, che è esattamente la larghezza di questa. Quindi se io questa la rifilo di un quarto di pollice, generalmente faccio così, su tutti i lati, avrò lo spazio che mi serve perché questa qui spunti fuori e faccia un bel effetto di mattatura, né troppo né poco. Ma allora, io devo dire che sono molto golosa, quindi ho fatto scorta di cibarie anche inutili, devo dirvi la verità, e sto mangiando che ho dovuto ricominciare a prendere medicine per il reflusso. Cioè, la noia, la tristezza. Cosa vogliamo fare? Allora, taglio da questa striscia qua e la faccio diventare un 6x4, così che questa tesserina che ho ritagliato qui sia perfetta. Guardate. È anche bello questo qua scuro in realtà. Forse è più bellino con questo scuro. Cosa ne dite? Perché l'idea sarebbe di mettere lui e poi vorrei la scritta Spring che è qua sul chipboard. Quindi in realtà questo lo sposterei più in su e qui metterei la scritta Spring. Cosa ne dite? Intanto inizio a tirare fuori solo la scritta perché gli appiccichini li mettiamo tutti dopo, però la copertina è sempre una cosa che faccio prima di tutto, perché poi sennò ho paura di non avanzare le decorazioni che mi piacciono di più per la copertina, perché mi conosco, quando inizio con le decorazioni poi non si salva più nessuno. Il giallo un pochino si perde, vero? Sì, l'ho pensato anch'io. Allora, chiudiamo solo un secondo qua il chipboard. È carino questo coniglietto, mamma mia. Allora, incolliamo. Qui adesso per comodità, ragazze, uso la colla. Fatemi usare questa. No, guarda che l'altra l'ho lasciata di là. Allora. Così. Questo lo potremmo anche spessorare un pochino, quindi prendiamo il nostro divisivo spessorato e gli mettiamo qualche striscia. Il coniglio è carino. Cerco di renderlo stabile. Quindi adesso mi tocca lavorare, non nego l'ansia, però andiamo avanti. Ho lasciato la P indietro, brava. Dove è finita? Mi sarà caduta, sarà sicuramente qua dentro. Adesso la vado a recuperare perché sarà qui. Adesso finisco con questo qua. Hai ragione, Sping non è bello. Sotto lo spessorato. Eccola! Grazie. C'è anche questo Hello che potremmo usare. Adesso finiamo solo di mettere questo qui. Quando tutto questo sarà finito, ce lo ricorderemo con tanta tristezza per tutte le persone che ci ha portato via, per le privazioni che c'è, ma faremo una grande festa, pensiamo a quello, pensiamo alle cose belle adesso.
mentre stiamo a casa, cuciniamo. Ho visto un sacco di persone che hanno fatto il lievito madre. Ah, vorrei farlo anch'io. Il mio l'avevo fatto morire in frigorifero tempo fa. Voilà. Allora lo mettiamo un po' più in alto perché spring è un po' altino, com'è esatto, così, forse addirittura ancora un briciolino in più, così. Ok. Così possiamo mettere. E lo spring, esatto, era proprio quella l'idea. Spring. È un elò che potrebbe essere messo qua così sopra. Qui. Che dite? E la nostra copertina è a posto. La pizza con lievito. Ma Marica, quindi hai un pezzetto di lievito madre. Promettimi che quando ci rivediamo me ne regali un pezzettino che posso poi cercare di non uccidere nel mio frigo. Giuro, lo rinnovo. Anni e anni fa, nel 2013, mi sembra. Sì, doveva essere il 2013. Mi hanno operato il ginocchio, un intervento bruttissimo, per cui sono stata allettata per 5 settimane e il mio lievito madre mi ha detto ciao, addio, io attraverso il ponte. E vabbè. Allora, i chipboard hanno tutti l'adesivo sotto. Ti farei portare dal fidanzato. Io vi aspetto tutte per un abbraccio. Voilà. E intanto incolliamo questi. Dicevo, hanno tutti il biadesivo sotto. Io sono bravissima a romperlo questo adesivo solitamente. E comunque ci metto un pochino di colla. Il lievito madre, allora, si può creare da zero. È un processo molto lungo. Ieri mi sono letta la ricetta, ci vanno 2 mesi. Io non ce la farò mai ad avere quella costanza lì. Quindi, in realtà, se qualcuno me ne regala un pezzetto tipo Marica, colpa del ginocchio, esatto. È un brutto intervento. Mi ha costretta a letto sul divano per 5 settimane, poi non riuscivo più a camminare quando mi hanno detto alzati. Non credo. Ok. Allora. Ecco qua. Spring. Io adoravo cucinare. E lo adoro ancora adesso, è che non ho tempo e che poi sono da sola, madre non mangia niente di quello che cucino io. L'unica cosa che madre mangia delle cose che cucino io è la crema pasticcera. Tutto il resto lo schifa ampiamente, quindi non avendo un fidanzato, compagno, marito, cucinare per me da sola un po' mi scoccia, no? Quindi non lo faccio quasi mai. Però io adoro cucinare, è una cosa che mi rilassa un sacco, specie i dolci. Vediamo se qui c'è qualcosa che vogliamo magari mettere, tipo una nuvoletta. Tipo una nuvoletta qui e questo sole con questa nuvoletta meravigliosa. Fable de sucre. Grazie, l'ho visto, però c'era scritto che ci vanno praticamente 2 mesi di rinfreschi ogni 48 ore per crearlo da zero. Non ce l'avrò mai quella costanza. Mi conosco. Qui dietro metto un pezzetto di spessorato che così pareggia la distanza che c'è. Madre non mangia niente, madre, no, non è che non mangia niente di quello che cucino io, Milena. Tommy, durante sarebbe stato in vendita un pacchetto di suoi corsi online? Sì, in settimana mi dà tutti i dettagli. Lo sta preparando, lo sta finendo di registrare. Quando abbiamo tutti i dettagli ve lo pubblico così lo potete acquistare. Tac. E il video sarà sempre poi visibile. Ho uova e farina. Puoi fare le crepe, i pancake ci va il lievito, però puoi fare le crepe, mi sembra, non serve il lievito. Questa è la nostra cover, io sono già bella che felice. Fatemi solo svuotare questo, aspettate che prendiamo un altro secchiello. Tanto oggi con il live andiamo lunghe, perché nessuno di noi ha grandi impegni. È bellissima! Che posso usare? Sì, poi magari in realtà si riesce anche prima, però lì parlava di 48 ore, 48 ore, un rinfresco ogni 48 ore per 2 mesi. Io non ce la farò mai e in 2 mesi spero che insomma saremo abbastanza fuori da questa situazione. Un po' perché mi deve fare dispetto, un po' perché non mangia, è molto schizzinosa nelle cose che mangia, quindi alla fine mangia le sue due o tre cose e via. Allora, dunque, iniziamo. Guardiamo che cosa c'è dentro questo binder. Non sei riuscita a vedere la diretta di Tommaso, Teresa? Se sei iscritta al canale Telegram di Tommaso e se non lo siete, fatelo subito. Scaricate Telegram e cercate Tommaso Bottalico e iscrivetevi al suo canale Telegram. Ha messo il link gratuito.
per rivedere la demo. E vi ricordo che c'è l'offerta per chi compra la macchina adesso, ci sono due video lezioni gratuite non si può sentire, lo so, in omaggio. Oggi ho finito mia madre a fare la lasagna e te la porta. Ok. Allora, qui dietro, guardate, ho già praticamente una paginina pronta, un 6x8, che incollo direttamente qui. Adesso vi faccio vedere come è composto questo binder. In realtà è un po' forse che non ne facciamo, li conoscete tutti bene, però magari c'è qualcuno che non me ne ha mai visto fare uno, quindi lo guardiamo un secondo insieme. Allora, per la Scan & Cut non ho nessuno, io già non so usare la Cameo, figuratevi se vi posso fare. La macchina ce ne sono di diversi prezzi, siamo intorno ai 330 euro per quella normale. In realtà adesso stiamo lavorando ad una serie di file che troverete poi da comprare sul negozio, inclusi lo scontorno dei timbri di primavera, che sarà poi il regalo però quando arriveranno. Pasta al forno, meraviglia. Sì, lo voglio fare. Datemi solo il tempo. In questo momento veramente sembra ridico, ma non ho il tempo di fare niente. Sono veramente presissima con il negozio. Comunque, guardiamo il nostro binder. Ha una serie di divisori che sono ovviamente in tinta con quella che è la copertina. La macchina tendenzialmente, se non bloccano tutto, una decina di giorni, insomma, per i primi di aprile dovremmo averla tranquillamente. Probabilmente in realtà la farò spedire direttamente dalla logistica principale, così che si accorciano un pochino i tempi. Ognuno ha bustine diverse, potrebbe essere perché ci sono release differenti, sì. Ha i divisori in chipboard che sono molto belli con questi tab. Danno sempre un sacco di soddisfazione, sì. La Cameo è un plotter da taglio, quindi allora io dico sempre una cosa, l'ho usata tanto quando lavoravo per i matrimoni, per le cerimonie ed è utilissima, non sostituisce la Big Shot, sono due tagli diversi, praticamente ti consente di o disegnarti i file da taglio oppure di comprare dei file, modificarli, utilizzarli in dimensioni diverse. Tutto da computer. La mia Cameo era estremamente umorale, ma parliamo di una Cameo 1, adesso siamo alla 4. Allora, le differenze tra i vari modelli non li so, perdonatemi, però riguardate la demo di Tommaso, iscrivetevi al suo canale Telegram. Iscrivetevi al suo canale Telegram, c'è il link della demo che ha fatto da noi venerdì ed è riguardabile tutte le volte che volete, ok? Questi sono i page protector che abbiamo all'interno, sono 12, se non sbaglio, 2, 3, 5, 6, 7, 8, sono 10. Subito. Credo che questo binder verrà un pochino più piccolo perché abbiamo meno carte, perché comunque per Pasqua magari non è necessario utilizzare tutto quello che insomma di solito mettiamo in cantiere con altre feste. Quindi io inizio con un page protector in cui vado a mettere. Ho qui le mie tesserine, guardate, happy Easter, e qui sotto ci mettiamo una foto. Perché comunque questo è un album che raccoglierà delle foto. Se riesco a prenderle. Così, giriamo di lato e qui abbiamo una parte gialla che rimarrà così e qui dietro metterò quest'altra tesserina. Ok. Qui poi possiamo prendere, per esempio, questa pagina gialla che è avanzata, la foriamo e diventa una pagina autonoma. Prendiamo la nostra foratrice, questa qua, prendiamo uno dei divisori che abbiamo qui e lo usiamo come matrice per forare. E due, qua mi sta sfuggendo il manico, ok? Voilà. E qui, per esempio, possiamo mettere una foto 10x10 e poi decideremo le decorazioni. Qui dietro possiamo lasciare così oppure possiamo, per esempio, un'idea potrebbe essere decorare con queste tesserine qui. 61 anni. Wow. Aspettate che ho perso dei pezzi. Ho perso dei pezzi quindi non riesco. Le crepe anche senza latte? Sì, certo. Allora, di questo foglio qua, tagliamolo così a 6 pollici e prendiamo le tesserine che useremo per fare queste decorazioni. Io andrò avanti qui fin tanto che ho le carte.
quindi non è detto che userò tutto. Allora, queste tesserine qua me le taglio tutte. Allora, aspettate che spostiamo questo un secondo, così ho un pochino più di spazio, così anche queste ce le ho pronte. E abbiamo tagliato anche delle foto 2x2, quindi sono perfette. Il legno a basso spessore, non lo so se la 4 la taglia, sai, devo dire la verità che ho prestato poca attenzione alla demo perché stavo rispondendo ai vari messaggi di chi non riusciva a collegarsi, quindi in realtà non sono esattamente stata attentissima, mi perdonate. Me la sto prendendo molto con calma oggi, eh. Tanto non abbiamo fretta. Potrei prendere e fare un album, certo. Quante foto può contenere? Dipende. Allora, io ne ho fatto uno, se vai a cercare, Veronica, sui video. Quest'estate io ne ho fatto uno con la collezione di Cocoa Vanilla. E ho fatto stampare delle foto a tutta pagina. Il numero delle foto in realtà lo decidi tu, perché basta disporle in maniera diversa, basta sfruttare la carta in maniera diversa per avere la possibilità di mettere più foto. Vai a messa, ma si può ancora andare a messa? Davvero? Pensavo avessero sospeso, vista la situazione, no? Allora, prendiamo i nostri ingombri delle foto e alterniamo un po' di queste tesserine. Sì, anche il bicarbonato, sì, è vero. Allora, incolliamo qua. Usiamo i quadretti per andare dritti. E mettiamo le nostre foto qui. Adesso che sto incollando, preferisco toglierla da qui che così riesco a... Voilà. Ok, e mettiamo le nostre foto. E le nostre tesserine. Queste tesserine 2x2 io le trovo bellissime, fanno un sacco di scena. Messa live, mamma mia! Ragazze, va così. E si può fare, capito? Siamo ancora fortunate. Voilà. Le altre decorazioni le mettiamo poi, però questa paginetta la lasciamo così. Su questa, allora, poi adesso mettiamo in realtà una paginetta. Guardate di queste, un page protector, ci tiene a stare con la comunità, mi sembra ottimo. Mettiamo le tesserine che abbiamo, non sono tantissime, quindi le sfruttiamo al meglio. Mettiamo una foto e una foto anche qui dietro, anche qui possiamo anche lasciarla così in realtà. Qui sotto ci mettiamo questa. Dietro, allora, li possiamo anche lasciare così oppure possiamo mettere una foto. Guardate. Sì, ci sono tantissimi mezzi per stare vicini, infatti lo dicevo anche ieri, non dico che siamo fortunati, ma che capiti adesso è comunque una gran fortuna che capiti in questo secolo. Allora, questa la usiamo come tesserina, guardate, le accoppiamo, queste due visto che sono verticali, e ci facciamo una taschina. Allora, mettiamo la colla qui, qui e qui. Se lo fate, mettete il biadesivo che è meglio. Io per una questione di velocità di esecuzione faccio così e quindi qui rimarrà aperto. Sì, ci sono dei set misti, si chiama Multipack, mi sembra, e lo trovi sul sito. Gian Maria, buongiorno. Ah, questa pinza. Credo di aver rotto la pinza. Tutto a posto. Allora, aspettate che riproviamo. Ok. E via. Perché nei layout che ci sono qui non abbiamo... Voilà. Non abbiamo delle taschine verticali, allora noi prendiamo le nostre tesserine e le facciamo diventare delle paginette. Molto semplicemente. Questo non l'ho tagliato benissimo, però adesso io lo allargo un pochino così. Ok,
Ok, e questo rimane così. Adesso metterei un page protector con una paginetta intera e andiamo a tagliare la carta. Prendiamo per esempio questa qui con gli ovetti, che è stupenda. Da 45 perché ho iniziato? Sì, ho iniziato un po' in ritardo. Era alle 9:30, l'appuntamento. Gio Maria, che fai, mi dormi? Allora, tagliamo a 8 pollici, così ricaviamo due pagine. E poi decidiamo come usarle. Quindi 6 e 6. Allora, una la metto, questa qui è meravigliosa. Qui dietro, guardate, io vi direi già che ci mettiamo una foto grande al centro così. Si è andato a letto alle 2:30. Mamma mia, io ieri dicevo che alle 9:30 ero già nel letto perché gna facevo più. Ok, e via. Vedete che è talmente semplice perché comunque le disponiate queste carte stanno bene, quindi è davvero facile. Usiamo uno di questi divisori. Possiamo usarlo. Abbiamo questo avanzo di carta. Vabbè, lo facciamo dopo. I divisori li facciamo tutti dopo perché prima ci tengo ad usare le bustine. Allora, prendiamo in mano le nostre tesserine. E ne mettiamo, questa qui è orizzontale, questa la giriamo di qua. Così, e mettiamo le foto anche quelle che abbiamo tagliato per la misura di questa finestrella, che è un 3x4 un po' più piccolo. Questo ne contiene 10, quelli che costano 12, 13 euro, 12 o 13, non mi ricordo più, non ne contengono, sono vuoti. Qui vediamo se abbiamo ancora delle tesserine grandi. Forse le abbiamo già usate tutte, le 4x6. Usiamo questo, che tanto è della misura perfetta. E qui dietro ci mettiamo, sì, ci mettiamo una foto, mettiamo un 10x10, così per dare un po' di movimento. E qui mettiamo un altro, un 3x4, però in questa misura qui. Li metto tutti alla fine, sì, prima faccio tutte le pagine, poi mi do la pazza gioia con la decorazione. Sì, faccio sempre così. Pagina intera, ma facciamo uno di questi. Questi sono belli, quindi in realtà se non posso usare quelli non mi interessa più di tanto, ma questi li voglio usare tutti. E mi taglio questa carta qui con i coniglietti, sempre a 8 pollici. Ne taglio due carte, che così le rivesto tutte e due. 6 pollici, così ho la misura giusta delle pagine, e taglio anche questa con le nuvolette. Questa va tagliata con una certa logica perché ha un senso. Quindi in realtà dovrò tagliarla a 8 pollici così e a 6 pollici così. Ok, quindi mettiamo coniglietti. Vedete, ci sta perfettamente. E attacchiamo. E qui possiamo mettere due foto piccole. Poi la disposizione delle foto in realtà è veramente molto personale e potete farla come più vi piace. Allora, questa pagina con le nuvolette è talmente bella che un po' mi piangerebbe il cuore a coprirla, quindi per ora la lascio senza niente. Poi vediamo. Ok, poi mettiamo una paginetta che potrebbe essere una di quelle con la divisione, questa qua. E allora mettiamo Happy Easter, una foto. Quelle nuvole sono meravigliose, meravigliose, sì. Poi qui sotto, questo qui è un 6, lo mettiamo qui, anche questa è una pagina intera. Qui sotto posso sfruttare questi avanzi, quindi me li rifilo tutti, quindi tolgo la cimosa da questa perché l'altra non ce l'ha. E sono alti 4 pollici, quindi la misura perfetta per essere inserita all'interno delle taschine.
e devo solo tagliare a metà, a 6 pollici. Così ho delle tessere 4x6 pronte. E si costruisce da solo praticamente l'album. Lo mettiamo qui, poi mettiamo una foto. Sì, adesso qualche taschina la facciamo, assolutamente sì. Così, questo sfondo legno è meraviglioso. Ci mettiamo dentro una foto, un 10x10. Così. Guardate, possiamo anche farla qui la taschina, se volete. Prendiamo questo, scegliamo un'altra carta. Della Misti, allora la Misti non è ancora disponibile sul sito, però forse ho trovato alcune platform, non ve lo do per certo, non diciamolo troppo forte. Allora facciamo la taschina con questa, la tagliamo a 8 pollici, così ho la misura giusta, insomma non ne spreco. Sì, le busine si possono fare anche col fuse, usate dei page protector sottili, perché altrimenti la fusione non vi regge. Almeno quello che ho visto succedere è un po' questo. Allora io farei la taschina così. Sfrutterei questo, che è l'avanzo, quindi mi porto a 4x6, lo rifilo a 6. Io adesso non ho il punch piccolo, quindi uso il punch, cioè ho dimenticato di prenderlo, ma va benissimo anche questo, anche se è un pochino più grande, da 1 3/4, e facciamo un piccolo invito in modo che diventi, voilà, una taschina. La incolliamo solo su 3 lati, ok? Volendo avrei potuto fare tutta la fascia, questa qui è una taschina un po' più piccola. Adesso magari ne facciamo una tipo diagonale a tutta pagina. Voilà, qui dietro attacchiamo magari questo e ci fa già la sua pagina completa e perfetta. E la mettiamo qua così. Allora, qui vediamo che cosa mettere. In realtà qui potremmo mettere molto semplicemente delle foto da sole. Così. Qui dietro magari una foto grande. Così. Ok. E poi prendiamo una pagina singola, magari, che potrebbe essere questa con gli ovetti di nuovo, oppure ne tagliamo le altre. Guardate, prendiamo questa. Allora, io non sono bravissima a usare il fuse. Bisogna applicare una pressione costante, qualcuno di video l'avevo fatto, bisogna applicare una pressione costante, il che non è semplice, richiede un sacco di esercizio, e il fuse deve essere veramente molto caldo, perché altrimenti non fonde. Allora, questa la foriamo così, usiamo questa come matrice. Allora, se cercate il video c'è sulla pagina, avevo fatto questo tutorial. Bisogna esercitarsi, quindi in realtà vi consiglio di prendere delle bustine da cartoleria che vi costino poco, che comunque sono quelle con cui funziona meglio. Io non ho più preso la sua carta perché non si riusciva a chiudere. Questo così no, Clelia, è troppo anche per te. Però potrebbe essere con una striscia di questo. Sì, tagliamo anche questo. Aspetta, perché voilà. Non riesco da lì con la taglierina, scusate. Quelli sono pois giganti, quindi ci piacciono tantissimo. Una cosa così che mi piace molto. Bustine lisce, sì, di quelle sottili, e funziona bene su quelle sempre.
Qui possiamo mettere due foto piccole, magari. Mamma mia, che disordine che c'è sul mio tavolo. Aspettate che cerchiamo di far uscire dall'inquadratura un po' di cose. Ops. Toffe. Ok, così ce le ho tutte raggruppate. E magari le trovo quando le cerco. No, infatti i suoi io non sono mai riuscita a tagliarli, cioè scusate, a fonderli, i suoi fogli sono troppo spessi, sono veramente troppo spessi. Invece con le plastichine da cartoleria funziona con una meraviglia. Bustina, mettiamo questa. Allora possiamo mettere questa. Sotto possiamo mettere una foto in modo che ci sia sopra e sotto, cioè davanti e dietro, scusatemi, oppure possiamo usare da questa parte le nuvolette, che sono l'avanzo di carta di prima, ed è bellissimo. Poi prendiamo una pagina intera dove mettiamo dentro questo. E cos'altro abbiamo che dobbiamo ancora tagliare? Questa qui, abbiamo le nuvole, i coniglietti, abbiamo anche questa. Tagliamo questa qui con i fiori, che è quella che ci manca ancora. Guardate, facciamo che fare già i tagli di tutti questi, così ce li abbiamo pronti e dobbiamo solo decidere dove metterli e infilarli poi di conseguenza. Queste sono le tesserine che lo facciamo diventare un foglio da 8. E questo potrebbe essere un 6, oppure usiamo le tesserine. Questo e questo sono a posto, tagliamo anche lui. I binder danno tante soddisfazioni, sì. Allora, anche questo va tagliato con una logica, quindi in questo senso. Prima 8 di qua e poi 6 e 6. E questa la tagliamo a metà. Così in realtà ci siamo fatti tutti i tagli delle carte. Ops. Ci siamo fatti tutti. No, ancora questo dobbiamo tagliare. Guardate gli ovetti. Così almeno questi li ho tutti fatti. Ok. Dovrei aver tagliato tutto. Vediamo. Qui ci sono le tesserine da 6, queste sono le pagine grandi, tesserina, 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 tesserine, così almeno sono pronta. Ok, allora qui dentro ci mettiamo questo da questo lato e da quest'altro lato questi pois qua. Voilà. Le foto le appiccicheremo sopra qua. Poi ho tutte queste anche 6x8. Allora, qui possiamo fare una tasca in questo modo, per esempio. Oppure la facciamo dopo la tasca? Sì, facciamola dopo. Qui quante bustine abbiamo ancora? Riempiamo queste prima. Usiamo questa qui, che è al contrario, così. E ho delle tesserine 4x6 qua, i pois, una foto. Puoi prendere quello che puoi prendere, tutto ciò che c'è tranne il binder. Certo. Così, questo è un po' vuotino. Ci metteremo poi qualcosa come decorazione qui, così, forse solo anche lui, poi lo decidiamo dopo. Però o anche mettiamo la mattatura, che mi piace molto, così. Ok, questo a posto così, qui dietro lo lasciamo così. Poi abbiamo ancora due pagine intere così, dove andiamo a mettere a questo punto le paginette intere che avevamo. Questa qui, che a questo punto doppierei con questa.
facciamo così. Così. E qui poi decidiamo dove mettere le foto, ma lo facciamo dopo. Abbiamo un'altra bustina intera dove possiamo mettere a questo punto, io farei così, ovetti che mi piacciono troppo, devo metterli per forza dappertutto, e qua. Poi li andremo magari a mettere in un ordine diverso, potrebbe essere così, per dare un pochino più di movimento con il tipo di bustina che stiamo usando. Poi ci avanzano i divisori, quelli in chipboard, ce la posso fare, scusatemi. Allora, qui mettiamo lui qui. Anzi, forse di quelli che ho doppiato qualcuno lo uso per questi, che è più bellino. Così, sì, sicuramente, tipo. Questo lo possiamo lasciare da solo, tanto lo sfondo è bello uguale. E questo lo mettiamo qui. Poi decidiamo bene le foto, e per ora sto ricoprendo solo i nostri divisori di chipboard, così abbiamo un'idea della carta che ci avanza. Non hanno un verso queste orecchie, stiamo tranquilli tutti. Ok, va bene. Ah, li ho girati così, brava. Ok, allora mi serve un'altra carta che vado a recuperare da quella che ho messo qua. Anche questa è doppia, vero? Sì. Voilà. E questa la mettiamo con i vasi. E del resto i corrieri sono essenziali, quanti dovete tutto il resto. Io devo ancora leggerla l'ordinanza, perché poi ce n'è una per specifica per il Piemonte. E la vado a leggere quando finiamo, prometto. Non l'ho fatto stamattina. Ok, allora andiamo a disporre questi. Quindi rivediamo cosa abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo messo il primo divisore qui, però vorrei distribuirli in maniera un pochino... Oh, guardate, questo si è incollato storto. Voi non avete visto niente. Allora, mettiamo un primo divisore qui. Poi, il secondo potrebbe andare tipo qua. E il terzo un po' più verso il fondo. In realtà ho finito le carte per fare le tasche, ma va bene, non importa. Ok, mi avanzano tutti questi. Io per ora, in realtà... decorerei con quello che ho, fatto salvo che non vogliamo usare questi come... Allora, un paio di queste le usiamo come semplicemente come pagine, e adesso le foriamo. In realtà lascerei stare i divisori. Allora, dunque, questa in orizzontale magari la mettiamo al posto di qualche foto, però per esempio queste due possono andare benissimo, e anche queste due le accoppiamo. Questa possiamo anche lasciarla così, sono giuste giuste le tesserine. Io le lascio così. Allora, queste le incollo proprio senza fare taschine né niente e le foriamo. E diventano paginette che danno movimento al nostro binder. Sì, questa collezione è molto bella. Veramente, quando l'avevo vista non mi aveva entusiasmato particolarmente. Invece poi aperta, vista usata, come sempre, insomma, è una meraviglia. Prendiamo questo e foriamo. E poi andiamo ad aprire gli appiccichini e iniziamo a decorare, così finiamo di mettere anche le foto. Questa per esempio potrebbe andare qui. Questo lo rimettiamo comunque qua. Foriamo anche questa, che così è fatto. Arrivo, eh? Sto disfando questa pinzatrice.
Potete usare anche la crop, io per comodità uso questa, ma questa qui credo di averla rotta, perché mai così tanto ha fatto fatica a forare. You watching us from Germany? Renate? C'è qualcuno che ci guarda dalla Germania, ha scritto qualcosa, ma non comprendo ovviamente. Allora, guardate, adesso prendo da bere. Aspettate un attimo. Voilà, comincio ad avere sete. Mi ho perso il tappo. Ok, siamo certi che non allaghi nulla. Allora, mettiamo un pochino d'ordine qui e apriamo gli appiccichini. Allora, qui ci sono ancora le fottine da due, se volessi. Magari le distribuiamo. Qui ci sono le foto 3x4, queste le 4x4. Queste quelle grandi e queste quelle piccine. Qui abbiamo delle tesserine che adesso distribuiremo. Che le piace molto, ok. E si chiama, ma puoi andare nel prodotto contenitore, cerca Binder Pasqua e ordini solo il kit, solo il collector kit che arriverà la prossima settimana. Se non bloccano tutto. Ok. Così sembra quasi che sia in ordine. Se non fuori più bene, può essere. Può essere, perché io le maltratto queste cose. Allora, abbiamo anche questa da usare. Apriamo. Qui abbiamo il goscino. Apriamo i nostri die cut. E ce li teniamo qui. Qui c'è il foglio di adesivo. Ah, ma mamma mia, ho lasciato tutti questi. Ah. Ma quando una è stupidina. Ah. Erano sotto gli adesivi, non me ne sono accorta. Quindi in realtà possiamo fare una taschina qua adesso. Allora, questa è la pagina che abbiamo usato per la copertina, che in realtà è un po' più stretta, quindi questa qui potremmo usarla per fare la nostra tasca. Potremmo usarla, fatemi pensare come. In realtà forse avrebbe più senso usare questa, anche se con i pois così non mi piace tanto. Con quella, per carità, non mi piacciono tanto, e con questa non è abbastanza. Ma sapete che vi dico, per ora le lascio qui queste carte, le facciamo alla fine. Perché in realtà questa qui è un 5 pollici e mezzo, perché è l'avanzo della copertina e potrei in realtà tagliarlo. Guardate, potrei fare una cosa del genere, lo potrei tagliare a 8. E potrei farlo un pollice più stretto, quindi 5, così dà un po' di movimento e rimane qua. Da questa qui invece non so se tagliare le card. Teniamocela qui e decidiamo se... però per la diagonale non mi basta. Non mi basta la larghezza. Questa adesso la foriamo e la mettiamo qua. Con taglio a triangolo. Cosa intendi con taglio a triangolo? Mi state sfidando su cose che non so fare. Questa paginetta la mettiamo qua. Non l'ho proprio forata benissimo. Quelle tesserine 4x4 potrebbero essere carine da usare come, come decorazione. Adesso vediamo, la lasciamo lì un secondo. Mi è proprio sfuggito. Allora, tiriamo fuori anche tutti i chipboard e ci rimettiamo qui. In realtà si sono staccati già quasi tutti, noi completiamolo. Scusate, mi sta suonando il telefono. Scusate, ma è madre. Pronto? Sì, sto facendo il video. Sì. Vabbè, ok. Sì, sto facendo il video, mamma. Madre è dovuta uscire, veramente per necessità.
Le ho detto di avvisarmi se faceva tardi e mi ha avvisato. Io sono basita, non mi avvisa mai di niente. Allora, andiamo avanti. Pure anche potrei fare la finestrella, sì, assolutamente sì. Allora, iniziamo a decorare qui. Dunque, abbiamo qui, così, ok. Qui abbiamo la paginetta, la copertina di qua, ci servirà poi anche un pezzo di pagina per il fondo, giustamente, quindi teniamo a mente che ci serve anche quello, quindi il pezzo che è avanzato. Allora, io metterei questo bellissimo coniglietto, anche questo so sweet. È sempre difficile scegliere. Metterei lui. E poi avevo visto che nei chipboard c'era un alberello bellissimo. Aspettate che qua c'è un Bloom and Grow che mi sembra perfetto. Però c'era un alberello in chipboard che adesso... Eccolo qua. Però lì c'è già l'alberello, quasi quasi metterei un Hello Lovely. Così. Poi abbiamo anche il foglio di stickers tutto intero qua da usare. Allora, guardate, prendiamo subito. Io sapete che quando si tratta di mettere gli appiccichini sono, mettiamo la frasetta, mettiamo qui sulla foto questa ghirlandina di ovetti che trovo deliziosa, veramente. E andiamo a distribuire tutti i nostri appiccichini, che sono tanti. La Simple Stories ne è sempre generosa e li appiccichiamo direttamente sulla bustina. Guardate come fanno prendere vita a tutto. Adesso appiccico, poi vediamo che cosa ci avanza. Guardate, sono 1000. Noi li useremo tutti. Sto giro, Alessia... Hai ragione, ok? Sto giro, Alessia, mi do grandi soddisfazioni. Allora, qui che c'è giusto quello spazio lì, c'è questo adesivino che sembra essere perfetto. Qui ci metteremo una foto. E ci possiamo mettere ancora delle frasette. Spring Fling. So very cute. Guardate, c'è anche questa apina che è meravigliosa. Be happy. È il momento più divertente, sì, assolutamente sono d'accordo. Allora, qui che cosa mettiamo? Abbiamo un sacco di cose da mettere, perché abbiamo tesserine, abbiamo chipboard. Qui si perde un pochino questo, ma noi mettiamo la bicicletta. Qua. Un ovettino qui. Fun qua. Si costruisce da solo, non c'è bisogno di fare niente se non appiccicare senza pensarci troppo. La parte divertente è che ce la dobbiamo godere proprio tutta. Allora, guardate, qui prendo i due tab che hanno la stessa forma dal foglio degli sticker, lo metto qui. E faccio in modo di appiccicarci dall'altro lato questo nella stessa, voilà, nella stessa posizione, di modo che diventi un appiglio, un qualcosa per poter girare più comodamente, no? Qui abbiamo un adesivino col cestinetto con le ovette, che va sempre bene. Uno Spring Fever che possiamo incollare qui sopra. Non avremo foto di Pasquetta. Faremo le pasquette live, no? Ci accontenteremo di quello che potremo fare. Io sono dell'idea che tutto andrà bene, perché lo faremo andare bene e sarà poi più bello riabbracciarci dopo. Sunshine and Kisses lo mettiamo lì. Qui su questa foto metterei... così alla mattatura ed è più bellina, ok? Guardate, fiorellini, selfie in giardino. Pasquetta, quanto manca Pasquetta? Mancano 3 settimane?
perché il 12 aprile, un po' più di 3 settimane. Speriamo di poter quantomeno uscire in tranquillità, cioè un po' più serenamente rispetto a come si può fare adesso. Secondo me potrebbe essere un buon obiettivo. Speriamo. Finestrella, vasetto di fiori. Qui ci mettiamo un'altra foto. Guardate, facciamo così. Poi contiamo le foto, eh. You crack me up. Così. Una farfallina e in un attimo qui abbiamo anche queste ghirlandine. Hanno accorato lo smart working, che è una roba, sì, furba. Siamo in un'era in cui questa cosa si può fare, quindi siamo comunque ancora veramente nella sfortuna, fortunati. Non mi stancherò mai di ripeterlo, anche se qualcuno pensa che non sia opportuno che io lo dica, ma è ancora un'epoca in cui una cosa del genere la possiamo vivere, non dico serenamente, ma la possiamo vivere. Colla solo sopra. Così, poi mettiamo per esempio un bannerino con Easter Blessings qui sopra. Una scrittina qua. Guardate, poi ci sono questi fiorellini sugli sticker. Il kit sì, potete, se cercate binder vi esce subito questo prodotto contenitore dove c'è praticamente solo il collector kit e il binder. Ok, facciamo solo noi tre compriamo della bambina. È un sacrificio, sì, ma ce la faremo. Andrà tutto bene. Bisogna avere pazienza in questo momento e passerà. Guardate, lo scriviamo qua. Lo attacchiamo qui. Voilà, giriamo. Guardate, lì in realtà potremmo mettere, che sono fatti apposta, Spring. Cioè, c'è una zanzara. Siamo seri? Potrei scappare durante il live. Tu sei una zanzara? Che cosa saresti esattamente? Non lo so, però c'è un insetto. Se a un certo punto scappo, scapperò sul balcone. Allora, qui foto. Mettiamo una foto, sì. Oppure mettiamo una tesserina. Mettiamo una tesserina, che queste nuvolette mi piace che si vedano. Io adesso ho questo insetto che mi guarda. Allora, cioè, quando intendevo fare i live col pubblico non intendevo esattamente questo, eh. Dovrò tornare a lavorare a malattia infettiva. Perché tu sei un'infermiera. Sì, so che stanno ricollocando per forza. Immagino che non ci siano soluzioni diverse in questo momento. Ma meno male che ci siete. Dico solo questo. Stai usando un sacco? Sì, abbiamo un sacco di modi adesso per restare in contatto. Ma quell'insetto lì che cosa sarà mai? Se mi vola addosso io scappo, ve lo dico, eh. Cioè io proprio con gli insetti non ho un buon rapporto. Intanto sto continuando a decorare così. Lì ci mettiamo un paio di frasette. Ah, e dobbiamo mettere anche un altro di questi qui. Ok, questo è a posto, questa la lascerei così perché è bellissima. Qui possiamo mettere una foto sopra. No, no, Rachele, va benissimo. Non devi chiedere scusa di niente, ci manca anche. Siamo qui. Voilà. Se è un qualcosa che può far bene, io sono sempre dell'idea, meno male. Bannerino Easter, guardate, spostiamo i fiori, così. Mettiamo un paio di frasette. Qui
quell'insettino lì si è fatto attrarre dal calore, immagino, della lampada con cui sto scaldando, ma io ho paurissima degli insetti. Ah, sì, deve starci, Floriana. Ah, è che io con gli insetti ho un pessimissimo rapporto, ho proprio paura. Ok, qua lasciamo così. Qui dietro. Allora, coniglietto, anzi il coniglietto lo mettiamo qui. Li mettiamo fiorellini. La ghirlandina degli sticker. Tanto la foto è dentro. Il sole. Una nuvoletta. Ci sono un sacco di adesivi, quindi in realtà è un attimo creare una paginetta dal niente, veramente senza sforzi, è solo divertente. Ah, è andato via l'insetto. Ah, no, è lì. Ma sapete che credo che sia un cucciolo di libellula? Puoi stare lì, però se non mi vieni nei capelli mi faresti una cortesia. Questi sono i momenti in cui mi manca avere un uomo in casa. Tutto a posto, se scappo sapete perché. Allora, questo lo mettiamo qui dietro. È una delle tesserine. Qui c'è un aquilone. Guardate, lo mettiamo qua. Che fa allegria. Se interrompo il live, sapete che è per un motivo valido. Scappata. Potrebbe essere un cucciolo di libellula, ma molto cucciolo. Scusate, ma la osservo con terrore. Ok? Qui mettiamo questi fiorellini qua. Un bel bloom qui. Poi prendiamo... Abbiamo anche dei chipboard, ma li teniamo per dopo, i chipboard. Abbiamo farfallina. Mi scappano molto bene, quindi dici che è inutile che io mi procuri un uomo per gli insetti, perché mi mollano lì molto bene, ma non, cioè, è lì, però cioè, a me fa veramente tanta paura, però vabbè. Ok, foto. E il binder è il contenitore ad anelli, che in realtà non necessariamente deve essere usato per un album, può essere usato in qualsiasi modo vi piaccia. Album è semplicemente la dicitura generica di quello che è il contenitore, no? Di foto e di ricordi. Io sto incollando come se non ci fossimo mai. Mamma mia. Vabbè, se mi sentite scappare a un certo punto... Sì, ma è proprio attratta dal calore, poverina. Però, Dio, il terrore, il terrore. Va bene. Giriamo. Magari il video ve lo faccio in un altro momento, comunque della... Quando poi l'ho finito, il video lo facciamo in un altro momento. Via, scappa. Guardate, questo lo mettiamo qui a metà, mettiamo la colla solo al centro, di modo che poi le foto si possano inserire dietro. Usiamo tutti i bannerini, tutto ciò che troviamo. Vedete che li sto prendendo veramente a casaccio. Mi devono bastare per... secondo me mi bastano, sì. Ogni tanto comunque tu dammi un reminder di realtà, perché in effetti io mi lascio prendere volentieri la mano. Uno scorpione, beh, io sono stata punta da uno scorpione in montagna, in Valle d'Aosta, casa chiusa da un po'. Non è stato uno dei momenti che ricordo con più piacere, devo dire, così, Però vabbè, gli scorpioni che abbiamo qui per fortuna non sono pericolosi, è stato poco più che una puntura di una zanzara, quindi su questa roba che mi è così vicina, perché la lampada è qua vicino. Vabbè, se scappo, ragazze, qualcuno avvisi madre che sono da qualche parte nascosta in casa. Ok, qui metterei delle frasette.
Allora, in realtà io in quest'album non metterò le foto. In molti casi le sto attaccando direttamente sulle plastichine, quindi in realtà si possono poi mettere. Siccome questa è praticamente una demo di come farlo, in realtà non importa se non riuscirò a metterci le foto. Ovvio che se mettete le foto dovete prestare attenzione a lasciare il posto per le foto, cioè, a incollare di modo che poi possiate infilare dentro le foto, scusatemi. Altrimenti basta incollare sulle plastichine, un trucchetto che la Simple Stories ci ha insegnato, e basta poi semplicemente infilare le foto nelle plastichine e siamo a posto. Il nostro cucciolo di libellula, ci stiamo guardando, io con molto più terrore di lei, che lei sembra non essersi minimamente accorta che io sono qua. Qui ci vorrebbe una foto, in realtà non abbiamo più forse le foto grandi, e ci mettiamo, guardate, no, ci possiamo anche mettere libellulina, stai lì. Potremmo mettere una di queste, che adesso devo avvicinarmi alla libellula per prendere la taglierina. Paurissima. In realtà vorrei anche che mi avanzasse qualcosa per fare la foto del progetto di ieri. Il terrore. Due settimane del parto infettivo, molto bene. No, no, mi stai dando un grande incoraggiamento, Katiuscia. Tutto bene. Molto, molto bene. Allora, questa la attacchiamo fuori. Allora, sto leggendo delle notifiche di qualcuno che mi chiede se è tutto sospeso. Non lo so. Qualcuno qui mi ha scritto che in realtà le spedizioni e il lavoro online può continuare, quindi credo di no. Credo che potremo continuare, però devo leggere l'ordinanza. Sì, sì, sono in no. Erika, se mi arriva nei capelli, credo che mi spaventerò parecchio. Così, per dire. Vi dicevo... devo leggere l'ordinanza, se possiamo continuare a lavorare e spedire va bene, diversamente ci fermeremo, però lo saprò solo quando avrò letto bene l'ordinanza, sia quella del governo che quella poi del Piemonte, perché ovviamente, quindi non lo so se possiamo, se potremo spedire o se dovremo fermarci. C'è qualcuno che mi ha detto che l'online può continuare, quindi volentieri, se possiamo, figuratevi, è un modo anche per noi per non pensare, per stare sereni. Tac. Abbiamo anche il carrot patch. Così. Scusate, ma ho sempre un occhio su questa libellula. Qua potrei mettere questa, ah, però ne ho solo uno, vabbè, lo mettiamo qui. Così. Sì, sì, live sì. Quella del governo sì, ma a quanto pare dicono che comunque i trasporti potranno continuare e quindi anche il commercio online. Però, ragazze, non l'ho letto, quindi veramente non voglio dare niente. Non voglio dare niente per scontato, e prima di dirvi qualsiasi cosa voglio leggere bene le ordinanze che sono state emanate, sia quella dello Stato che quella del Piemonte. Qualcuno prima diceva che non siamo nella categoria teco che ricade all'interno di questi blocchi, e quindi se sarà così ben venga, continueremo, diversamente ci fermeremo, faremo quello che sarà necessario fare, molto semplicemente. Ok, vediamo qui, va a finire che non mi bastano davvero gli appiccichini. Voilà. Così, mettiamo anche lui e una frasettina. Sicuramente questa sarà una primavera particolare. Come dire, per tutti, no? Voilà. Giuro che dopo che finisco qua, vado a leggermi tutto.
Non l'ho fatto stamattina, quindi non sono informata a dovere. Quindi sto prendendo le informazioni che mi state dando voi e poi vediamo. Allora, qui abbiamo questo bellissimo egg border che mettiamo qui e tagliamo qua. Ok, lo rimettiamo qui e usiamo il resto poi per qualcos'altro. Mettiamo così. In realtà ce ne sono talmente tanti gli appiccichini che, voglio dire, posso anche serenamente, guardate, così, questo lo mettiamo qui, qui ci mettiamo lo stivale, questo chipboard qui sopra così, mettiamo le carotine. Buongiorno, chi sta arrivando adesso? Abbiamo quasi finito con questo binder, per cui in realtà ho consumato tutte le decorazioni molto prima del previsto. Qui, guardate, chiudiamo così e mettiamo una tesserina, queste due le usiamo di qua, questa qui la tagliamo, così la possiamo riusare. La metterei lì così come decorazione, perché mi sono mangiata quasi tutti i miei appiccichini. Mi sono fatta prendere la mano, vero? Ahi no. Fotina. Così. Ma guardate, ne abbiamo le nostre scrittine che vanno sempre bene. Ah, non ho mai usato neanche il washi. Guardate che adesso lo tiriamo fuori. Se lo trovo. Eccolo qua. Esatto, se me ne sono ricordata adesso, del washi. Così. Sì, no, infatti ho esagerato. Va bene, non importa, mi perdonerete. C'è una libellula qua che mi guarda. Tac. E mi spaventa a morte. Ok. Ci mettiamo un coniglio. Così. Qui ci mettiamo una tesserina qua e una foto. La foto la infiliamo da qua. Ma poverina, ha freddo probabilmente, perché sta, è lì che cerca il calore sulla lampada, però io ho paura lo stesso. Poi qui, guardate, qui io ne approfitto, mettiamo questa bellissima tesserina qua, così possiamo fare un po' di journaling. Ogni tanto fa dei rumori, io mi spavento. Allora, springtime, incolliamo queste tesserine qui. Ah, tutto bene. Vorrei mica spiccare il volo adesso, sei stata lì finora. Su. Mamma mia. Attimi di terrore. Per una farfalla. Cioè per una libellula. Credo che sia una libellula. Non lo so in realtà. Non è che si è qualificata prima di entrare. Allora, qui abbiamo questa qui su cui possiamo fare questo lavoro qua. Guardate. Ce l'ho plumbeo anche qui. Sì, in realtà credo che qui stia piovendo, eh? Così, e qui ci mettiamo una foto piccola. Ci mettiamo il nostro appiccichino, fiorellino. Di questi qui piccoli ne abbiamo ancora parecchi, quindi dai, siamo quasi salvi. Ah, qua ne ho messe due. Ah, ecco perché non stava attaccato. Tra un po' abbandoniamo il live perché paura. Questo lo mettiamo qui dentro.
poi cuoricino, qui abbiamo ancora un coniglietto, possiamo mettere qua. Tempo d'amare, peccato non poterne approfittare, immagino, però dobbiamo tagliare qui. Qui abbiamo ancora un po' di pagine, in realtà non mi bastano gli appiccichini, è esagerato. Adesso usiamo queste come decorazioni. vabbè, che sarà mai. Allora, tagliamo delle foto. Ci mancano i 4x6. Tagliamo un paio. Allora, le faccio un po' più piccole del 4x6, quindi saranno un 5 3/4 per un 3 3/4. Ah, sta volando. Non credo che sia una libellula, ve lo dico. Ok, cercherò di non urlare se scappo. Però se a un certo punto non mi sentite più, due domande fatevele. Mamma mia, il terrore. Non si può a quasi 43 anni, però, Cioè, non so, me lo dico da sola che dovrei darmi una regolata, però mi spaventa. Che devo fare? Tagliamo. Che si muovono, mangiano. Ho quasi finito i die cut, ne ho pochissimi, sì. Non mi dite niente, mi sono fatta distrarre. Poi c'è una libellula, è una giustificazione. Tagliamo anche tutte queste che sono ancora lì da usare. Ok, adesso le taglio tutte così le abbiamo a disposizione. La libellula, io lo so che tu mangi le zanzare, quindi in realtà dovrei esserti molto 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 grata, però proprio dirti che mi lasci serena la tua presenza qui, not really. Così facciamo un po' di turmeric qui. Ok, aspettate che sposto queste, mettiamo questo e qui ci mettiamo la scrittina che avevamo ancora lì e un ovetto. Qui ci mettiamo una foto. Madonna, quella si muove. Mamma mia, ma non si può ridursi così. 43 anni tra poco. No, se puede. Carotina. Ma ho finito anche tutti i die cut. Cioè, tutti i chipboard. Sì. Proprio sono stata brava. Allora, queste le mettiamo così, guardate. A litigare con la stampante. Io ho una libellula qua vicina. Così. Ve lo dico. Mi sono fatta un po' prendere la mano e non mi sono avanzata abbastanza decorazioni, ma non importa. Qui altra foto, qui ce ne mettiamo due piccole. Anzi, mettiamo una foto piccina. Sì, a maggio sono 43 per me. Sono del 77. Una striscia di washi. C'è un prodotto contenitore sul sito che contiene, in realtà ci sono solo il collector kit in questo progetto e il binder, non vi serve altro. Se usate poi in realtà gli abbellimenti con un pochino più di parsimonia rispetto a come ho fatto io, vi avanzano tranquillamente. Mi sono fatta prendere un po' la mano dagli appiccichini, devo dire la verità, mi succede sempre. Questo per fortuna lo possiamo lasciare così. L'ultima, guardate, forse ce la caviamo ancora. Streaming City, però guardate,
mettiamo due di questi, uno qua sotto e uno là in alto, perché ogni tanto butto l'occhio alla libellula. Cioè non ho mai avuto ospiti durante i live una libellula, che quando hai paura degli insetti mi sembra assolutamente l'ospite ideale, ma come mai non ci siamo visti prima? Qui dietro ci mettiamo una tesserina e siamo a posto. Questo è bellissimo perché dice fresh pick, ricordi appena raccolti. Un po' la mano, un pochino. Un pochino, ho finito tutto però. Mamma mia, ma Marianna, guarda, non so fino a quando resisto. Adesso che saluto voi. Non mi è avanzato niente, vabbè no, però adesso la paginetta del quadernetto la faccio. Direi che questo lo lasciamo così. Va bene. Quindi, riguardiamolo un secondo. Bisogna avere solo un pochino più di parsimonia rispetto a me, ma ho avanzato addirittura tre tesserine piccole, una grande e un po' di washi. Sono stata già brava. Questo è il nostro binder con libellula. Allora, due tesserine le ho ancora. Non c'è ancora la pagina finale. No, non ho più niente. Praticamente vorrei un pezzettino di carta che adesso prendo da quella avanzata per fare la paginetta dell'albumino alla ricerca di cose belle. Quindi in realtà adesso vi faccio rivedere questo. Questo è l'album. E brontola. Buona domenica, Barbara. Diciamo che mi sarebbe servito un pacchettino o un foglio di sticker in più o un pacchettino di die-cut in più. Questo l'ho storto, no, Clelia, non va bene così, così. Voilà. Fallo una foto, non... Ah! Dove vuoi andare esattamente? Stai lì, cercavi il caldo, stai lì, no? Stai ferma? Non posso fare la foto perché ho il telefono che vi sta filmando, mi sta facendo il live. Questo è l'albumino, poi farò il solito video quando sarà passato il momento tragico, tragicomico della libellula. Contiamo le foto in quarantena. Una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. In realtà in questi binder ce ne possono far stare fino anche a 60, perché lo spazio è tanto, basta distribuire diversamente foto e decorazioni. Adesso allungo una mano per prendere questo. Stai buona lì. Avevo preso un mio foglio della mia carta per fare la paginetta di oggi dell'album della ricerca delle cose belle. Ci mettiamo un secondo perché poi Clelia scappa. My god. Allora, 4 pollici per 6 è la misura della paginetta che ho scelto per questo lavoro. Voilà. Questa è la pagina di ieri, questa è la pagina di oggi. Adesso che devo andare a prendere le foto. Ah, ma guardate che qui sotto è avanzato un ovetto che era caduto, e anche una tesserina. Va là. Allora, andiamo a prendere la foto. Stai lì tu. Arrivo, eh. Prendiamo solo un secondo la foto. Così facciamo anche quella paginetta lì e siamo a posto. Arrivo. Arrivo, se la selfie mi restituisce la foto siamo a posto, eccoci. Giro larghissimo per non... Allora, ho stampato qui le foto dei miei piccini, credo che userò queste due, perché sono un altro dei motivi per cui essere felici. Le foto inquadrate che dimensioni hanno?
Le foto dici dell'albumino sono tutte o 4x6, un po' meno di 4x6, quindi sono circa, il 4x6 corrisponde al nostro 10x15, possono essere un 9,5x14,5, una cosa del genere, 4x4, 10x10. L'insetto a farli cadere si può essere. Allora, prendiamo queste due fotine qua. Loro sono sicuramente uno dei motivi di gioia di questo periodo. Allora, facciamo i fori. Prima di tutto, anzi, potrei prendere questa carta qua che mi è avanzata da qui e tagliarne un pezzetto. Guardate, questo pezzetto qua sembra fatto apposta per essere usato qui sopra. Poi scappo. Ma di corsa proprio. Perfetto. Userò di volta in volta qualcosa di quello che avanzo, dei progetti che faccio normalmente per creare la pagina di questo albumino, che vi ricordo è il progetto che ho fatto ieri, che serve per... non li snobano gli insetti, anzi, solo che adesso i miei gatti sono in casa, non li faccio venire in negozio. Dicevo, per fare il progetto della ricerca delle cose belle che abbiamo iniziato ieri. Allora, pensavo che mi avanzasse qualcosa di più, sinceramente, qui, però ho ancora una serie di cuoricini, fiorellini, so sweet, che va benissimo, e ci appiccico tutto quello che mi è avanzato. C'è un celebrate che sembra, guardate, quindi mai la mia pelosina, questo celebrate, che vuol dire festeggia le cose belle, no? Sembra, celebra le cose belle, sembra quasi fatta apposta. E in questa tesserina qui che è avanzata si dice sto in giro con i miei amici, con i miei compagni, no? E direi che è perfetto. Adesso lo ritaglio. E facciamo questa paginetta dell'albumino, poi ci metto la data dietro a mano, senza timbro. Non è necessario in questo caso. Voglio ritagliarmi anche quella farfalla lì. Intanto la libellula è là. Prendili tu, molto bene. Non sono quindi di grande aiuto. Ah, devo dire che Tai adesso lei è vecchietta, quindi in realtà non la smuovono neanche più gli insetti. Lui invece è giovane, quindi cioè, figurati. Potrei anche inserirlo lì dietro, così. Potrebbe anche essere una cosa così, sì, why not? Un'altra cosa che posso fare, perché mi è avanzata, udite udite, anche questa paginetta qui, è ritagliare questo blocchetto di fiori qui. Vediamo se ci riesco. Tanto ormai oggi come live abbiamo fatto un live eterno. Ci sono coincidenze meravigliose, sono assolutamente d'accordo. A volte i segni, no? Ritagliamo qui e vediamo se ci sta, se no non lo mettiamo, non è obbligatorio, eh. Però è un bel bouquet di fiori. Non l'ho fatta la pagina finale perché non ho avanzato carta. Alla fine. Allora, come ti ritaglio? Ti ritaglio così. Anche questi li tagliamo così e vediamo. L'idea sarebbe, no, in realtà non ci stanno, a meno che stacchiamo brutalmente e mettiamo lei qua e la farfallina con un po' di outline. Sì, potrebbe andare. Tutti gli avanzi dei My Twill Tales, certo, perché no? È un'ottima idea. Così, e la farfallina la mettiamo qui sopra. La libellula è sempre lì.
buttiamo via. L'ovetto non mi pareva il caso di metterlo perché è veramente, ups, è veramente un po' troppo pasquale. Questo era il tappo della nuvola, che adesso è esattamente sotto la libellula. Brava, brava proprio, sì. I cartoncini di questo piccolo è la mia carta, quindi 2,50, 2,60. Adesso va forato, qui dietro scrivo. Oggi è il 20, stai ferma. Il 22. Cosa bella, i miei pelosetti. Ah, si sposta quella roba lì. Allora, oh, ma io adesso scappo, finisco il live e scappo, stai serena. Lina, pensami, c'è una libellula qua vicino a me, vorrei morire. Facciamo i fori, speriamo di riuscire. Ecco, va. Sì, così proviamo a usare lei. Io sul retro non decoro, sto scrivendo. Ah, qua non ce la fa. Ok, adesso rimettiamo gli anelli. Poi vi faccio rivedere l'album e poi scappo. Mamma mia, anche la libellula mi è molto vicino, troppo. Cioè, lascerò un macello qua, però non importa. Allora, questa qui è la mia paginina di oggi, molto molto easy, molto semplice con quello che ho avanzato. I giorni in cui magari faccio qualche altro progetto e non faccio un qualcosa di dedicato unicamente al progetto della ricerca delle cose belle, che vorrei provare a fare tutti i giorni, cercherò di fare una pagina con gli avanzi di quello che ho sul tavolo, perché no, secondo me si può fare. Allora, intanto che cerco di sistemare un pochino qui e che la libellula sta riflettendo su che cosa vuole fare della sua vita e anche della mia, perché secondo lì come si sposta. Allora, dunque, facciamo un pochino di facciamo un recap perché poi scappo. Sul sito trovate il prodotto contenitore di questo binder. Io ho esagerato con gli appiccichini, ma in realtà bastano per una quarantina di foto senza problemi. Per una collezione pasquale direi che è più che sufficiente. Mi sono fatta un po' prendere la mano a fare più pagine del necessario e poi ho messo troppi appiccichini, ma sapete che quando si tratta di appiccichini non capisco più niente e bisogna prendermi così. Ma adesso scappo, Bianca, vado a prendere lo Xanax adesso, stai tranquilla, è questione di un attimo proprio. Mamma mia, si muove. E che non sono neanche certa che sia una libellula, potrebbe essere un insetto di qualsiasi altra natura, non lo so, non importa. Allora, binder pasquale, sul sito, adesso magari ve lo metto tra le novità, mi porto via il computer, ve lo metto tra le novità, trovate il prodotto contenitore che in realtà contiene unicamente il collector kit e il binder. Potete scegliere di prendere tutti e due, potete, se avete già qualcosa, se avete già la collezione, prendere solo il binder, insomma, sono solo questi due prodotti. Vi servono taglierina, colla, forbici, il biadesivo, la foratrice manuale e null'altro. Solo un po' di voglia di mettervi lì a giocare. Io per ora vi saluto, scappo dalla libellula. Gli ordini che sono arrivati stamattina, che non ho ancora elaborato, li elaborerò domani, quindi non temete se non mi sentite di stamattina, anche i messaggi a cui non ho ancora dato risposta verranno letti e gestiti domani. Vado a leggere l'ordinanza, vediamo che cosa dobbiamo fare, va bene? Poi vi aggiorno. E buona domenica, buon tutto, ci rivediamo domani.